Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Nello scorso video, dopo aver sconfitto Sweetheart, sono tornato nel mondo reale con Sunny, ci siamo fatti un giro con Kel e sembra che Hiro stia per tornare a casa, quindi dovremo incontrarlo quest'oggi. Nel frattempo però abbiamo incontrato Aubrey e la sua banda che sembra stiano maltrattando Basil, ma forse c'è solo stato un fraintendimento. Ma Sunny si è gettato istintivamente in acqua, nonostante la paura di affogare, per salvare il suo amico. Vediamo cosa succede. Cavoli! No, che figata! È così che superiamo la paura di affogare? No, bellissimo! Accipicchia! Tutte le porte sono chiuse? A quanto pare sì. Figata! Oh! Mari! Ovviamente se lei si ferma, mi fermo. Cioè se mi fermo io si ferma anche lei. Ma quando cammino, cammina anche lei. Ecco che iniziamo ad addentrarci sempre di più nell'oscurità. Si avvicina lei. Poco per volta. Fino a che... Oh? Mamma mia. Cosa ti trascina giù? Si chiama qualcosa, sì. Cioè, Sunny riceve danni così a caso? Allora, sono impaurito, quindi devo calmarmi prima di tutto. Ok, neutrale. Qualcosa ascolta gli sforzi di Sunny. Abilità concentra. Sì, mi ricordo come funzionavano le lotte contro qualcosa. Regola il tuo battito cardiaco. Non avere paura. Non è così spaventoso come credi. Continua a concentrarmi, magari. Devi andare avanti, non arrenderti. Non importa quanto sembri impossibile. Ti avvicina al luogo dal quale proviene la voce e ricordi come persistere. Persisti. La vita non può abbassarsi a zero per un turno. Sunny persiste. Attacchiamo qualcosa? Continua a persistere allora. Devo continuare a persistere, insomma, a oltranza. Qui è inutile lottare, bisogna solo usare le abilità. Oh,
Santo cielo, è Hiro. Oh. Sembra che il respiro di Basil sia stabile. Ma dobbiamo portarlo in un posto caldo, subito. Sì, ha avuto una giornata difficile. Portiamolo a casa il prima possibile. Aspettate! Dove pensate di andare? Basta! Non pensi di aver causato abbastanza problemi? Andiamo, ragazzi, dobbiamo muoverci. Va bene, qui ci tornerò in un secondo momento allora. Bene, ho capito ora dov'è la base segreta. Era qui, giusto? Basil, cos'è successo? Sta bene? Il suo respiro è stabile. Ha solo bisogno di un cambio di vestiti e di un letto caldo. Ok, posso farcela. Veloci, venite dentro. Portiamolo in camera sua. È stato assurdo. Spero che Basil si svegli presto. Andiamo a vedere. Ehi, Kel. Ehi, Sunny. Sembra che Bessie starà bene. Ho saputo dalla mamma che era scomparso e che voi eravate andati a cercarlo. Mentre vi cercavo nelle vicinanze del parco, ho sentito delle urla provenire dal nostro vecchio covo. Credo di essere arrivato giusto in tempo. Quindi, che stava succedendo? Aubrey ha buttato Basil nel lago. Cosa? Quella era davvero Aubrey? Impossibile, non farebbe mai una cosa del genere. Sono sicuro che ci sia stato un malinteso. Sai, Hiro, le persone in 4 anni cambiano davvero tanto. Non è più la stessa di quando sei andato al college. Aubrey, cos'è successo mentre non c'ero? Forse non sarei mai dovuto andarmene. Non è colpa tua se è successo. Le cose sarebbero potute andare molto peggio se non ti fossi presentato. Hai fatto quello che potevi. Su, andiamo a casa. Ok, andiamo a casa allora. Senti, Sunny, sei stato davvero fantastico prima, saltando così nel lago per salvare Basil. Anche se io ho finito per sistemare la situazione, penso che anche tu ti meriti un po' di riconoscimento. Batti il 5. Certo che batto il 5 a Kel. Ok, andiamo. Attenzione, perché il Maverick dice che sente una presenza maligna provenire da casa sua? Ora sono curioso. Qual è questa presenza maligna? Ecco qua. Siamo tornati. Kel, Hiro, dove siete stati tutto questo tempo? È tardissimo! Mi avete fatto preoccupare! Ma scusa, mamma, abbiamo avuto da fare, ma la buona notizia è che Basil adesso è al sicuro. Ho trascorso tutta la settimana a preparare il pollo per la cena di stasera. E la mazzunne, che col pollo è? E adesso si è raffreddato! Il padre di Hiro sembra Ricky Gervais, ma perché? Oh, mamma, non piangere, per favore! Non ti preoccupare, ci penserai a microonde! Oh, la mia povera cena! Su, tesoro, calmati, oggi è un giorno speciale. Non c'è bisogno di essere tristi. Guarda, il nostro Hiro è tornato dal college. Campione, è bello vederti. Grazie, papà. Tuo padre ha ragione, non c'è più bisogno di piagnucolare. Hiro, è bello vederti, ci sei mancato così tanto. E si è svegliata la piccoletta. Wow. Ragazzi, dovete essere affamati. Potete cenare?
Sì, ma a questo punto gradirei un punto di salvataggio. Ok, wow, i panini. Un pesce? KK. C'è anche il musicista che canta le canzoni di KK. Mi sono preso un pollo intero. Ok, panini. No, i biscotti, sì. I panini, certo. Andiamo a riscaldarlo allora al forno a microonde, dai. Perché devo farlo io poi a casa? È casa loro. Ah, possiamo finalmente rilassarci un po'. Che bello rivedervi. Ne è passato di tempo, vero? Kel, spero ti stia comportando bene a casa. E sembri anche cresciuto parecchio. E tu, Sunny, che mi dici? Ho sentito dalla mamma che ti trasferirai presto. Sembra davvero eccitante. Sì, infatti, domani sarà il suo ultimo giorno qui. Trasferirsi è sicuramente stressante, ma col passare del tempo vedrai che non sarà così male. Chissà, magari potrebbe farti anche bene. Potrei imparare nuove cose, fare nuove amicizie e ricominciare la vita da capo. Certo, sapere che te ne vai mi rattrista. Per questo dobbiamo assolutamente tenerci in contatto. Ah, ne abbiamo passate tante, eh. Mi mancano quei giorni in cui giravamo per la città, tutti quei picnic fatti e quante belle foto avevamo insieme. Già, ne abbiamo fatte di cose. Siamo stati al parco, al lago, alla spiaggia. Ma ad essere onesto, Sunny, mi manca tantissimo andare a casa tua. Avevate sempre un sacco di cose: una TV di ultima generazione, giocattoli nuovi, un pianoforte e la nostra casa sull'albero. Che mi hai fatto ricordare? Era fantastica! C'è ancora o l'avete abbattuta? Ah, la pappa è pronta! Ti va se mangiamo in soggiorno? Così non possiamo parlare senza che nessuno ci disturbi. Ma certo! Hiro, sai che Basil ha dato a Sunny il suo album fotografico? Vuoi vederlo? Certo! Possiamo darti un'occhiata mentre mangiamo. Ah, queste erano le foto che erano state cancellate. Non tutte magari, ma le abbiamo già lette queste, quindi è un po' superfluo rifarlo. Cavolo, è un vero peccato che manchino alcune foto. Ricordo che è stata Aubrey a rubare l'album di Basil. A rubare con l'H. E se l'avesse lei? Ehi, Hiro, tutto bene? Ci sei? Sì, tutto bene. Stavo solo notando una cosa. L'unica persona che manca in queste foto è Mari. Hai ragione, non c'è da nessuna parte. Ah, quest'album riporta alla mente davvero dei bei ricordi. Le cose erano molto più semplici quando eravamo bambini. Sunny, avrei un favore da chiederti. Potresti farci vedere casa tua un'ultima volta? Mi sembra un'ottima idea. Prima però dovresti convincere mamma. Probabilmente si arrabbierà perché non passiamo molto tempo con lei. Sai com'è fatta. Oddio, piccoletta! Che disastro! Sally ha fatto la pupù, però ora è pu... Ma perché che disastro allora? Scusami, è pulita. I bambini piccoli questo fanno, mangiano e fanno la cacca. Ehi, Sally, cucù! Ti piace ancora di più! Ecco, ehi, mamma, visto che dopodomani Sunny si trasferirà, possiamo andare a casa sua stasera? Ma sei appena tornato, ed è già tardi! E se invece stessimo tutti insieme? Mamma, rimarrò qui per tutta l'estate! Sunny, no, purtroppo! Sono gli unici momenti che abbiamo per stare insieme! Tesoro, lascia che io e Kel vadano a casa di Sunny. Non lo vedo da parecchio tempo. Se non sbaglio, sono 4 anni che non stanno insieme. Per stasera fai un'eccezione, dai. Ah, va bene. Andate a divertirvi, ma la prossima volta Hiro deve lavare i piatti con me. Certo, posso farcela.
D'accordo. Siete liberi di andare. Dai, Sally. Lasciamo i tuoi stupidi fratelli da soli. Ma perché? Fanno i cattivi e non vogliono stare con noi. Signora, i suoi figli, un po' meno. Poverini. Oi, oi, oi. Ma quella cuccia del cane brilla? Ehi, sono contento che possiamo uscire insieme. Ma mi dispiace lasciare mia mamma tutta sola. Prima di andare a casa tua, andiamo da Fixit e prendiamole dei fiori. So che le farebbe molto piacere. Oh, Hiro, servi un mammone. Ma per favore, Kelly. No, la cuccia del cane. Vuoi giocare con Hector? Ah, la Petrock, che in realtà è un cane vero! Qui è un cane vero nel mondo reale, ovvio. O forse l'hanno preso dopo... Dopo gli eventi di Mario e tutto il resto. Certo, può anche essere. Da piccolo Kel non aveva un cane vero, ma dopo quando è cresciuto. Oh, santo cielo. Va bene, allora salvo. Il gatto è scomparso. No, cosa voleva quel gattino piccolino? Bene, amici miei, termina qui questo episodio incredibile. Sono successe tante cose, però è tempo di concluderlo. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!